questa musica jazz? No. La risposta è no comunque, cioè è jazz ma no. Run and Gun. Run and Gun perché basta boss. Però i Run and Gun sono l'odio e il demonio. Ma no. Non li stai facendo a pacifista. Ne ho fatto uno a casa mia. Madonna, non inizio a non capire niente. Non mi aspettavo se allargasse così tanto. Ti raggiungo, cerco di non restare tanto indietro. Occhio qua sopra. Perché cappe ogni volta? Se lo fai andare a 60 fps lagga, se lo fai andare a più di 60 fps lagga lo stesso. Togli il V-Sync. Non c'è il V-Sync. Allora, mostra il V-Sync, ok. Ok, stiamo in spiaggia, c'è un molo. Ah, dobbiamo andare di sopra, penso, no? Cioè, si può andare lì sopra. Cazzo. Cazzarola. Ma no, mi stava pungendo, hai visto? Quello sì, stronzo. Tenendo conto che tu dovevi, hai detto dobbiamo andarci sopra e te ne sei andato a sinistra. Cazzo. Portami. Cioè, io sono morto da stronzo. Ah, ho capito come si fa questa cosa. Questa roba avevo paura che cadesse. Un po' paura. E tu chi cazzo sei? Devo prendere la moneta? Ah, non ci riuscirò mai. No, ok, devo perriare quella roba. C'è una luce rosa, l'ho vista. Simone delle decisioni. Dobbiamo andare a sopra, va a sinistra. Devo perriare. Rimane fermo. Quella è tutta strategia tecnica. Allora, qui c'è il birichino. E poi c'è lui che è stronzo da morire. Bravo. Mamma mia. Corri cap. Ho fatto di fretta, ma non dovevo farlo così. Credo tu debba fare di fretta lì, sì. Non in quel modo, però. Non c'è tanta possibilità di tornare indietro, purtroppo. Attenzione, che mo esce Pippo Franco. Ah. No, il fulmine di Pegasus. No. Io ho sbagliato perché ho sbagliato il calcolo del salto sul lampione. Sono caduto un po' prima. E da lì non ho recuperato. Dai, l'abbiamo eluso. Cado. Corri Forrest. Mago Forrest. Corri Nicola per la vita. No. Devi aspettare su quella rampa, farlo passare, farlo tornare indietro e correre un'altra volta. Probabilmente sì. Che stanno pure sti cosi, guarda. Cosa? Questi cosi qui. Vabbè, quelli sono un dettaglio. No, non sono un dettaglio. Ho perriato pure io, ma lo so proprio forte, sto diventando bravo. Indietro! Attenzione! Vai adesso, Nico, adesso! No, sono morto, corri tu, non vedrai niente di me. Cazzo, ci sono io. Non posso fare niente. Come cazzo devo fare qua? Aspetta. Salto, dash, perri. Che cosa ho colpito? Ah, hai colpito una stella. Ah... Io sto già morendo di mio, quindi... Preferisco... Vai avanti. Corri, Nicola, per la vita. Non devo sparare in sta zona. E che ped. Vuoi vedere che quello stronzo non ti fa danno? Resta fermo. No, il cazzo. Ok. È bello che ho deciato a sinistra. Cosa interessante, le braccia non ti fanno danno. Bravo, Nicola! Ti prego! Forse ero arrivato, non ne sono sicuro. No, non ero arrivato manco per il cazzo. Però vabbè, credo che lì dentro non ti possa prendere perché vedo un ingresso, un'entrata. Però ce la possiamo fare. Dai, che cazzata! Come ho fatto? Nicola, corri tutto! Sono salvo. Salvo per miracolo. Che dobbiamo fare? Ah, dobbiamo salire? Sì, devi salire sopra, non è quello. Volevo prendere il controllo della barca, vedo Cthulhu. Attento. Vedo Cthulhu. Non sparare, non andare sparando. Stellina, aspetta. Ah, ok, vai tu. Non sono riuscito a parriare. Cacchio. È bella che probabilmente sarà tutta dritta da lì. Fatela pacifist. Vai, ci provo. Vabbè, stava il pesce. Ma perché? Vieni qua. Sì, non sto riuscendo a salirci sopra. Ne dai, il pesce di... Sì,
Sì, vabbè, dai. Cioè, è più facile a pacifist. È che per quello l'ho detto. Così ti trovi già la pacifist sbloccata qua. No, 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 non è tanto il fatto di essere la pacifist sbloccata. È che ho notato... No! E che ho notato più di una volta che perdevamo un sacco di tempo a buttare a giù le... Sì, sì, sì. Le piattaforme. E poi, tra l'altro, c'è un punto in cui non devi sparare proprio. Nicola, mi sto cacando fortissimo. No! E dai, però. Ah. Eh sì. Nico, perché ti sei buttato in mare? Ti portava lui, non ho capito. Sì, ti porta lui. E io non lo sapevo. Cazzo, vai, continua, continua. Fermo qua. Mo c'è da sparare, secondo me. Eccolo. Eh sì, vabbè. Tua madre? Tua sorella? Tua cugina? Dove cazzo devo andare? Vai. Sto schiacciando come un pazzo, perché? Stavo schiacciando come un pazzo, Nicolà, come un pazzo. L'hai mai visto un pazzo che schiaccia? Sono io. Vaffanculo. Cioè, c'avevo 3000 cose da parriare, compreso il tuo cadavere esanime. Manco quello mi ha fatto parriare, mi ha ucciso il gioco. Ha detto, no, non sei degno di giocare. Ed è probabilmente vero e anche giusto che sia così. Ma non me lo merito. No! Mi sono abbassato. Aspetta, malato. Ah, e anch'io ci sono arrivato. Mo'. Sto pazzo che vuole fare. No, non devi parriargli addosso. Che non lo sto capendo un cazzo. Ok, devi parriargli addosso. Che devi fare? Simone, dove cazzo stai? Non c'era nessuno nello schermo. Perché è continuata la partita? Allora, ho capito. Praticamente, quando c'è la pietra, li devi parriare in testa. In maniera tale che spari il proiettile e rompa la pietra. Perché okay. Sennò affonda. Ok. Vedi, devi fargli questo, sì. In maniera tale che faccia quello. No! Io non ritrovo... Io quando vedo le cose ad arco non capisco un cazzo. Sono un pazzo! Nicola, sbrigati! Vai avanti! Come ho fatto? Com'è successa questa cosa? Vabbè, ma porca puttana! No! Ma dai! Era cambiato pure il paesaggio! Dai, eravamo arrivati! Questo mi fregherà sempre. No, 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 no! Mi ha preso danno. Mo è cambiato tempistica! Stavo a 3 HP, cazzo. Vabbè. Devo sparare solo in alto, che cazzo ne so. Almeno. E basta, madonna. Un'ora. Un'ora. Da notare come l'abbia passata appena ho deciso. Fanculo, Simone. Come ti abbandono stranamente. Passo il livello. Stavo a 3 HP. Mi hai completamente fottuto. Hai detto, vabbè, ok, mo me ne fotto. Faccio le mie tempistiche a cazzo. Le cambio. Però ho detto, ok, qua dobbiamo stare sulla cassa. No, no, è diverso. Nel senso. Non sto dicendo... Vaffanculo, Nicolà. Sto dicendo, appena ti mando completamente a fanculo della serie, faccio che cazzo dico io, stranamente in quel momento passo il livello. Lascio la parola a Nicola che da questo momento in poi giocherà a Cuphead da solo.
così durerà un episodio. La serie la monterà lui. Tu perché c'è un oggetto in meno? Fammi capire. Perché io ho preso l'arma, questa qua, per tentare quel bug che mi è mandato. L'ho comprata anch'io. Quanto ci abbiamo? 10. Vabbè, ci compriamo il chaser. Questo qua. Così ci mancano solo gli Shorm. Cioè, mi pare che abbiamo seriamente tutte le armi del gioco. Ma sa quanto pare sì. Degli Shorm quanti ce ne mancano? 3. Eh sì. Scusa, 2 ne aveva lui. Vabbè, poi ne uscirà un altro sotto che ha solo 2 spazi per metterli. Vabbè, insomma, il run and gun è durato pochissimo. Oggi siamo stati fulminei, quindi non ci sarà nemmeno bisogno di tagliare. Metterlo proprio intero, tanto lì. Se no, che facciamo fare l'episodio di 2 minuti? A sto punto. Vabbè, allora c'è tempo per il mausoleo. No, vabbè, tagliamo perché comunque c'ho da fare. Devo andare a. Vi salutiamo. È stata un'esperienza orribile, bellissima. Alla prossima. We'll be right back.